Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca da Saverio Spinella di Merito Porto Salvo per la partitissima di bassa classifica. Merito Futsal Ludos Vecchia Miniera. È sempre Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Risultato del primo tempo 0-0. Le formazioni: Barilla, Verducci, Vaid, Candido, Calabro, Tripodi, Ida, Latella, Focà, Politano e Zaccone per il merito. Scovelliti, Vinci, Lovarà, Praticò, Famà, Quartullo, Grillo, Ripevi, Iriti, e Caracciolo e Meduri per la Ludos Vecchia Miniera. L'arbitro è il signor Grimaldi della sezione di Reggio Calabria. Il tema della partita è sempre il medesimo, e cioè una gara aperta a ogni possibile risultato. Il merito ha prodotto di più e sicuramente a nostro avviso avrebbe meritato il vantaggio, ma la Ludos Vecchia Miniera ha colpito spesso e volentieri in contropiede e ha sfiorato la marcatura in almeno un paio di... come questa volta, solo davanti al portiere, tiro, rete. Ludos Vecchia Miniera in vantaggio. È Iriti l'autore del gol, è penetrato in area, ha eluso la sorveglianza del diretto avversario e sull'uscita del portiere lo ha fulminato con una saetta che ha gonfiato la rete. Nemmeno, anzi un minuto e qualche secondo nella ripresa, merito 0, Ludos Vecchia Miniera 1, l'autore del gol è proprio lui, il capitano, felicitato dalla panchina e dai compagni, un urlo di Munk dipinto proprio sul volto del capitano della Ludos Vecchia Miniera. Finisce a terra Zaccone e l'arbitro concede la punizione all'altezza del vertice destro. Autore del gol il centroattacco Iriti, capitano anche della formazione . C'è un assembramento in area, viene agganciato sul piede d'appoggio, si difende con i denti e con le unghie, assalto furioso all'arma bianca, arrembaggio piratesco da parte del merito alla ricerca del gol del pareggio. Sta perdendo 1-0, autore del gol Iriti, su una bella azione proprio all'inizio della ripresa, è sgusciato bene, ha fatto fuori il suo diretto avversario e sull'uscita del portiere ha spedito il pallone in fondo al sacco. Sulla linea di battuta c'è Zaccone, 21 giocatori nella metà campo avversaria, merito rabbiosamente proiettato e vedete che l'arbitro ferma il gioco. L'autore del gol Iriti, capitano anche della formazione, abbandona il terreno di gioco, non appare molto convinto delle decisioni della panchina, però accetta gli ordini di scuderia. Sta per entrare in campo con il numero 17 Carna. A malincuore
Capitan Niriti, autore dell'unico gol della partita, abbandona il terreno di gioco. Non sappiamo quali siano le ragioni tecniche che abbiano indotto l'allenatore a questa decisione, né vogliamo entrare in merito. Rovina addosso il nuovo capitano, il mezzodestro Ripepi, rovina addosso a Verducci. Serpeggia il nervosismo qua e là nelle file del Melito, che ha l'esigenza ora di agguantare il pareggio. Siamo appena al quinto minuto della ripresa. Ci sarà da soffrire. La Ludus Vecchia Maniera difende con i denti e con le unghie. Si agita la stampella del mister Antonio Malavenda. C'è un colpo di testa da parte di Ida, palla in fallo laterale, l'altro Ida, cioè il presidente Scodella, a beneficio di Vinci. Palla ancora in fallo laterale, sarà la Ludos che non paga del risultato di 1-0, sta schiacciando l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di mettere il risultato in cassaforte. E vedete che si lancia in avanti con tutti gli organici. C'è un lancio in zona morta. Alla meglio questa volta Calabro. Resiste alla carica di un paio di avversari. Commette fallo però Caracciolo. Palla che spiove all'altezza della linea centrale del campo. Un colpo di testa di Latella. Commette fallo Focà e si becca il cartellino giallo. Sono tre i cartellini, Waid e Focà nel Melito, Pratico nella Ludos Vecchia Miniera. 4-1 il computo dei calci d'angolo, 0-1 il risultato a favore della Ludos, autore del gol Iriti, capitano proprio al primo minuto della ripresa, e subito dopo è stato sostituito. Calcio d'angolo. Melito che sta giocando decisamente male, evidentemente il gol dello svantaggio ha creato parecchi problemi, stenta a trovare il bandolo della matassa. E vedete che la Ludos, assoluta padrona del campo fino a questo momento, sta affondando i colpi nel tentativo di pervenire al raddoppio e mettere il risultato in cassaforte. Latella cerca di mettere in movimento Zaccone. Latella cerca di mettere un movimento Zaccone, viene affrontato in maniera efficace da Vinci,
tutto regolare per l'arbitro, si distende il contropiede ospite, Capitan Ripepi, cross al centro, provvidenziale intervento questa volta di Calabro. Terzo calcio d'angolo per la formazione Regina, Melito alle corde, parte il cross, palla fuori aria, resiste alla carica, palla buona, solo davanti al portiere, tiro, rete, pareggio, c'è il pareggio del Melito. Sembrava potesse avere successo la parata del portiere. Era riuscito addirittura a intercettare il pallone, Scopelliti, non nuovo a imprese del genere, ma poi Focà ha potuto alzare le braccia al cielo per il pareggio, giunto al decimo del secondo tempo. Lo ha preso in contropiede, si può dire, il portiere non si aspettava, è stato bravo Focà a scaricare il suo destro di prima intenzione e ora la partita si riapre. Palla che rimane lì, accompagna con le mani fuori aria, ci sarebbero gli estremi della punizione, non è dello stesso avviso l'arbitro. Appare rimbrancato il Melito dopo il pareggio, più motivato, più deciso, più determinato a fare sua la partita. Ancora Focà, va al tiro Focà, ha il problema di girarsi, si libera del pallone, arriva Calabro, palla che spiove in aria verso Candido, solo davanti al portiere, scivola Candido, si arrabbia di brutto il capitano della formazione locale per l'occasionissima sfumata, poteva essere il gol del 2-1, ma non è riuscito a mantenere l'equilibrio su quella palla difficile, palla per Zaccone che lancia Focà, che c'è un altro cartellino giallo, il quarto della partita, è stato fermato Focà, evidentemente riesce a creare parecchi problemi il centrattacco locale, autore del gol, del pareggio. E Quartullo è finito anche lui. Sull'elenco degli ammoniti, Melito che attacca, punizione, parte il tiro, c'è una deviazione, rete, ribaltone servito su un piatto d'argento,
Ed è Zaccone l'autore del gol, anche se c'è stata una deviazione. Urlo di Tarzan, 14:30. Ribaltone al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, un urlo di Munch questa volta dipinto sul volto del bomber Zaccone. C'è un'altra sostituzione nelle file della Ludos Vecchia Miniera, sta per entrare con il numero 12. Solitamente questo numero viene riservato ai portieri, ma questa volta non è così. È entrato sul terreno di gioco Minniti. E ora è cambiato il tema, perché la Ludos Vecchia Miniera si riversa con tutti gli organici alla ricerca del gol del pareggio. Momento topico della partita. Il Melito ha servito uno 2. Ribaltone. Riepiloghiamo, primo del secondo tempo i riti, decimo Focà e quattordicesimo Zaccone, tutto nel secondo tempo. Dopo un primo tempo avaro di soddisfazioni, spilorcio di emozioni e di occasioni da rete. Si è visto un secondo tempo scoppiettante, calcio champagne con le bollicine, effervescente e frizzante, con tre gol in pochi minuti, due per il Melito e uno per la Ludos. E ora ci vorrà veramente la forza dell'incredibile Hulk per ribaltare ancora. Siamo sul 2-1, attacca il Melito. Tutto regolare per l'arbitro, si può proseguire. Cross in zona morta, ribatta a ping pong. C'è un cross sotto porta, si inarca, prende l'ascensore delle Torri Petronas, questa volta Scopelliti, e di collopiede cerca di mettere in movimento. Vai col liscio di Latella, però non ne approfittano. I giocatori ospiti, e allora Pietro Verducci si incarica di questa rimessa. Un secondo tempo da seguire con la coramina a portata di tasca. Un sacco e una sporta di emozioni che hanno messo a repentaglio le coronarie degli ultras e dei contras, dei campesinos e dei peones e degli aficionados. Si libera di 4, 5, 6 avversari, non del settimo, tutto regolare per l'arbitro. Focà perde l'attimo fuggente, ma rinviene Candido. Commettendo però fallo a parere dell'arbitro, si riprende con una punizione, non c'è tempo per protestare. Il pallone deve stare fermo, questa volta è buono. Si può proseguire con questo attacco della Ludos.
cerca di andarsene. C'è un intervento ritenuto falloso, quindi la Ludos ha la possibilità di pervenire al pareggio con questo calcio piazzato lontano pochi centimetri dalla linea mediana. Arretra il baricentro della formazione locale in difesa del 2-1. Ludos Vecchiamaniera che si scaglia con tutti gli organici, difensori, centrocampisti e attaccanti, alla ricerca del gol del pareggio. Si sistema la barriera Barilla, urlo tarzanino da parte del guardiano del faro meretese che pretende una barriera a sua immagine e somiglianza. Si va a sistemare in posizione centrale, fischio arbitrale, tiro, grande parata. Ha avuto successo. Quindi la predisposizione della barriera di Barilla ha avuto veramente la sfera magica davanti. Deve averla sottratta a Mandrek perché ha azzeccato tutto e ha salvato la porta e il risultato. Ludos Vecchiamaniera vicinissima al pareggio con questa punizione. Esterno per Zaccone, palla che si impenna, Focala mette a terra, c'è un fallo di mano. Naturalmente non estrae il cartellino per il numero 6, già ammonito, scatterebbe il rosso. Fallo veniale, fallo ingenuo, fallo involontario. Ebbene ha fatto l'arbitro a non estrarre il cartellino a nostro avviso. Partita bella, abbastanza interessante, quella del primo tempo, ma di più lo è questa del secondo. La bomba del goleador locale Zaccone, autore del gol del 2-1. Si infrange contro la barriera corallina. Punizione per la Ludos e non rimessa laterale a suo favore come chiedeva Politano. Un colpo di testa da parte di Angelino Ida. Latella, Candido, Waid, intendeva servire Ida, che però si era proiettato in avanti, passaggi molto approssimativi. Grillo. Generosamente la Della aveva trascinato il pallone fino all'altezza della linea centrale del campo, poi è stato contrastato da un avversario che gli ha messo il pallone in fallo laterale all'altezza della linea centrale del campo. I minuti
24 nella ripresa, 2-1 per il Melito, tutti nel secondo tempo. Apre le marcature i Riti al primo e poi stranamente viene invitato ad abbandonare il terreno di gioco, sostituito da Minniti. E due gol del Melito al decimo Focà, al 14° Zaccone. 2-1 per la formazione locale. Partita molto veloce tra due squadre che si fronteggiano a viso aperto. Rimessa laterale per la Ludos. I minuti scorrono, 25-15. 2-1 per il Melito, ma la partita è completamente aperta. Attacca la formazione ospite. Un colpo di testa da parte di un attaccante ospite che si spegne a fondo campo, nulla di fatto. Intanto questo è il momento del pit stop. Cambio delle gomme. Anche la Della abbandona il terreno di gioco e viene sostituito dal numero 15 Pietro Verducci. Uno dei due, l'altro è Pietro Verducci, anch'esso classe 1985, mentre il nuovo entrato è classe 90. Una formazione imbottita di giovani, quella del Melito: Waid 94, Tripodi 95, Ida 93, Latella 93, Focà 93, Politano 90, Zaccone 94, Trapani 96, Piero Verducci 90, Ielo 93 e Mummini Amid 96. Senza nulla togliere alla Ludos, Suapelliti 94, Luvarà 92, Pratico 92, Famà 95, Meduri 98, Alampi 97, Morabito 92, Carna 90. 27-15 nella ripresa, attacca la Ludos, va in tegli scivolato. Efficace da parte del numero 6 Tripodi, palla in fallo laterale, 21 giocatori nella metà campo avversaria, Ludos alla ricerca del gol del pareggio, palla che rimane lì, si impenna il pallone, esce addirittura il portiere, porta sguarnita, ma il Melito non approfitta adeguatamente. Palla in movimento, dice l'arbitro, e quindi Caracciolo dovrà ripetere. Spiove il suo cross. Il nuovo entrato sparacchia in zona morta. Si tratta di Pietro Verducci, palla che spiove pericolosamente e per evitare guai peggiori Tripodi opta per il calcio d'angolo che pareggia il conto 4-4. 2-1 invece il risultato a favore della Futsal Melito. Ludos vecchia maniera che attacca ora un assalto arrembante tipo i pirati di Long John Silver dell'Isola del Tesoro, se non i pirati della Malesia di Sandokan. O i filibustieri di Barbanera. Risultato che rimane in bilico, 2-1, è riuscito a compiere il ribaltone con un po' di fortuna Zaccone a
scagliato, ha fatto partire, ha sprigionato un missile terra-aria della serie Cruise Pershing, che ha intercettato poco poco la spalla di un difensore ospite, quel tanto per ingannare Scopelliti. Il pallone in fondo al sacco 2-1, dopo che Poca era riuscito a sorprendere l'attento e bravo, meraviglioso, spettacolare, favoloso portiere Scopelliti, protagonista assoluto del match fino a questo momento. Nulla ha potuto. C'è una giocata di Poca che sguscia da tutte le parti, semina, si libera del suo diretto avversario, il numero 6, e questa volta non viene graziato dall'arbitro. Doppio cartellino giallo, scatterà il rosso. E allora abbiamo preso lucciole per lanterne e fischi per fiaschi, visto che questa è la volta che viene ammonito. In precedenza il giocatore ammonito deve essere stato forse Famà o Luvarà. Cinque ammoniti, due nelle file del Melito e tre nelle file della Ludos. Foca aveva seminato il panico nelle retrovie ospiti, si era presentato all'ingresso dell'area sacra, è stato atterrato, punizione, cross in zona morta. E c'è un annuncio di cambio, l'arbitro ferma il gioco, sta per entrare con il numero 17 Mumni Hamid. Abbandona il terreno di gioco l'autore del gol del 2-1, e cioè Zaccone. Entra Mumni Hamid. Dobbiamo spendere qualche parola per Foca, un ragazzino del 93 che si sta mettendo in luce, su cui punta molto mister Tripodi, che lo ha plasmato come fa il demiurgo con la materia caotica in forme. Tiro sull'uscita del portiere, è stato Politano a tentare la via del gol, rimane infortunato Scopelliti. Il Melito è andato vicinissimo alla terza marcatura, tutto questo al 33esimo della ripresa. ...2-1... i gol di Riti al primo, che poi stranamente è stato sostituito, ha accettato malvolentieri ma con senso della disciplina capitan Riti, sostituito subito dopo aver messo in fondo al sacco il gol dell'1-0... ha masticato amaro il centroattacco ospite, ma per rispetto per la disciplina ha abbandonato il terreno di gioco, cedendo la fascia di capitano a Ripepi. E non sappiamo quale possa essere stato il motivo di questa sostituzione. Una spiegazione invece ci potrebbe essere per la sostituzione di Zaccone. Perché a questo punto, mancando più o meno un quarto d'ora alla fine del match,
il Veneto tenta di difendere il 2-1 e eventualmente a colpire in contropiede. Ancora Melito in avanti, perde palla Waid, anzi si trattava di Piero Verducci, mette in fallo laterale Calabro, ma corrono un po' tutti. Grande parata, grande rovesciata, ma grandissima parata di Barilla, Pasquale Barilla, che ha negato la gioia del gol e del pareggio agli attaccanti. Si mette provvidenziale, allunga i tentacoli. Cerca di andarsene Ripepi, la palla aveva superato la linea laterale destra, a parere dell'arbitro non è dello stesso avviso il capitano Ciccio Candido. L'arbitro ha assegnato una punizione a favore della Ludus Vecchia Miniera, punizione contestata da capitano Candido, rimane irremovibile sulle sue decisioni l'arbitro, il signor Grimaldi della sezione di Reggio Calabria, che a nostro parere ha diretto bene fino a questo momento. Si accartoccia sul pallone Barilla, che poco fa ha compiuto anche lui un intervento risolutore da campione, mantenendo una freddezza tipica dei campioni su un pallone che stava per inflarsi all'incrocio dei pali su rovesciata, una girata meravigliosa. Pallone conteso da uno dei nuovi entrati, cioè Morabito, con il numero 14. Nelle file della Ludus Vecchia Miniera. Effettuato tutte le sostituzioni possibili previste dal regolamento, e cioè Minniti, Morabito e Carnà. Pallone spedito oltre la linea centrale del campo, un colpo di testa da parte di Famà. Contende senza successo Piero Verducci, anzi commette pure fallo. Il gioco riprenderà con una punizione a favore della formazione della Ludus Vecchia Miniera, che si lancia in avanti con tutti gli organici alla ricerca del gol del pareggio. Un tiro da 40 metri
diretto nello specchio della porta, ordinaria amministrazione per Barilla, che ha salvato capre e cavoli in precedenza. Mi dà Candido Waid, Candido tenta il dribbling, Waid viene fermato in posizione sospetta di fuori gioco, molto sospetta, anche se la posizione sicuramente è migliore quella dell'arbitro rispetto alla nostra postazione microfonica, ma ci era sembrato Ida. Va in tecli cipolato con efficacia, c'è un cartellino giallo sventolato sotto il naso del mezzo sinistro Caracciolo, si allunga l'elenco degli ammoniti, 4 nelle file della Ludos e 2 in quella nelle file del Melito. I minuti 40, il risultato è 2-1 a favore del Melito, ma la partita è completamente aperta. Quinto angolo contro i 4 battuti dalla Ludos. Il risultato è di 2-1 al primo Iriti, al decimo Focà, al 14° Zaccone, tutti nella ripresa. Angolo battuto, se ne va a Focà, cross sotto porta, aggancia, finta e doppia finta, e poi viene steso. Ma questa volta l'arbitro non estrae alcun cartellino. Punizione già battuta. Non calcio d'angolo come chiedeva il nuovo entrato, il 17 Mummini Hamid, ma semplice rimessa al fondo campo, come invece ha deciso l'arbitro, che come abbiamo detto nel corso dei precedenti flash, a nostro modesto avviso ha diretto in maniera impeccabile una partita molto difficile vista l'altissima posta in palio. Waid commette fallo, punizione per la Ludos, spara in avanti, quinto calcio d'angolo dunque 5-5, l'ultimo a toccare è stato Carnà, si lanciano tutti in avanti, anche il portiere abbandona la porta. Si tenta il tutto per tutto, 43 nella ripresa, parte il cross, un colpo di testa provvidenziale quanto mai da parte di capitan Ciccio Candido, a tutto campo, entra in tecli scivolato. E spedisce il pallone in fallo laterale, il gioco riprenderà con una semplice rimessa a favore della Ludos, che tenta il tutto per tutto. L'ultimo a toccare è stato un attaccante della Ludos, 44 nella ripresa, 2-1 per il Melito. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone G Calabria.
conquista una provvidenzialissima rimessa laterale Wahid e poi lascia l'incarico a Ida. Wahid cerca di andarsene, si allunga il pallone, Wahid, rimessa laterale per la Ludos. 44 e 45, opta per la girata questa volta Calabro, viene mandato gambo all'aria senza tanti complimenti capitano Ciccio Candido, rimane dolorante a terra. 45esimo della ripresa, punizione per il Melito. Arriva il massaggiatore con la sua magica bomboletta spray, capace di operare miracoli, e fra qualche secondo o minuto, non sappiamo a questo punto, capitano Ciccio Candido dovrebbe rialzarsi. I minuti scorrono, abbiamo superato abbondantemente il 45esimo. Ci avviamo verso il 46esimo della ripresa, 2-1 per il Melito, accenna a rialzarsi capitano Ciccio Candido, vecchia bandiera anche della Vallata Bacalà di San Lorenzo, ha militato nel campionato di Serie D, eccellenza, promozione e prima categoria, Ciccio Candido. L'arbitro ha concesso 4 minuti di recupero, buoni per pareggiare o per subire il risultato del 3-1 e perfino di consacrare il risultato attuale, cioè di 2-1 a favore del Melito. Cincischia la difesa finché Calabro spedisce il pallone in calcio d'angolo, sesto calcio d'angolo, cross al centro, pallone che si impenna, contropiede, pallone che viene spedito in fallo laterale all'altezza della tre quarti, schiaccia l'acceleratore a tavoletta. Ora la formazione ospite alla ricerca del gol del pareggio con tutti gli organici, difensori, centrocampisti e attaccanti, tutti nel mucchio. Il Melito si difende con i denti e con le unghie. Non prende la palla, il portiere prende il suo compagno, rimangono tutte e due doloranti a terra. La paura, anzi il terrore, serpeggia pericolosamente nelle file del Melito. Ci sono anche i giocatori della Ludos infortunati. 48esimo e 15 secondi nella ripresa, 2-1 per il Melito, chiede il recupero del tempo perduto il capitano della formazione Regina, l'arbitro annuisce, ho visto tutto, intanto c'è il sesto calcio d'angolo contro i quattro battuti dal Melito. La dice tutta sulla grande prova della Ludos Vecchia Miliera, che a nostro avviso meriterebbe qualcosa di più per quello che sta facendo nel secondo tempo. Parte il cross, cerca di andarsene ora l'attaccante, ingrana il turbo, viene fermato ma riprende ancora la corsa, ha una prateria davanti a sé, poi si ferma, cerca di guadagnare secondi preziosi,
e c'è una punizione assegnata dall'arbitro a favore del Melito, una punizione quanto mai provvidenziale a favore del Melito. Quando ci avviamo verso il 50° minuto, 50 nel secondo tempo, Melito 2, Ludos 1. Al primo Iriti, al 10° Focà e al 14° Zaccone. Punizione per il Melito. Intanto c'è stata un'altra ammonizione, quindi sono ben 5 i cartellini gialli nelle file della Ludos. Punizione già battuta, il pallone non arriva da nessuna parte, rimane lì incollato con la colla dei topi all'altezza della bandierina. 50-28, si continua a giocare. E c'è un cartellino giallo rinfoderato, ringuainato, un tiro per perdere tempo o per guadagnarlo, secondo i punti di vista. E proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. 3 punti super preziosi per il Melito, che si tira a nostro avviso completamente fuori dai guai. Sotto la curva vedete che Stelitano va ad abbracciare tutti, il preparatore atletico, mister, allenatore anche, ricorderete, del Condofuri. Vanno a protestare con l'arbitro, ma più di 6 minuti non poteva concedere, aveva segnato 4, ne sono passati 6, ha recuperato, recupero del recupero. Melito batte Ludos Vecchia Miniera 2-1, ricordiamo l'autore dei gol, Iriti al primo per il Ludos, pareggio di Focà e gol di Zaccone al 10° e al 14° del secondo tempo. Ha diretto in maniera impeccabile il signor Grimaldi di Reggio Calabria. Ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo. Il bomber Zaccone, autore del gol del 2-1, una rete molto importante che mette per il momento il Melito con le spalle al sicuro. Ci facciamo descrivere questo gol proprio da lui. Allora, il gol è stata una punizione, diciamo, fortunosa, perché c'è stata una deviazione, però comunque la rimonta è stata col cuore, ci abbiamo messo la grinta, ci abbiamo messo tutto. Io sono anche del parere che senza il loro gol non avremmo segnato, sarebbe finita 0-0. Però sono contento così del gol, di tutte le persone che mi stanno accanto e ovviamente della vittoria, perché ci serviva. E chi lo dedichiamo questo gol importantissimo? Alla fidanzata e anche al papà che mi segue. Che si chiama? Ilaria. Villese, Motta, Sant'Eufemio, Reggio Sud, Antonio Malavenda non ha bisogno di presentazioni. Gli giriamo subito il microfono per un commento su questa partita. C'è un po' di rammarico per i ragazzi per una partita che ci è sfuggita di mano dopo essere passati in vantaggio meritatamente con i Riti. Avevamo avuto qualche occasione nel primo tempo. Devo dire che il Futsal Melito ci ha messo in difficoltà sulle palle inattive già nel primo tempo, con qualche occasione poteva passare in vantaggio il Futsal Melito, potevamo passare in vantaggio noi. Non siamo stati bravi a conservare il risultato, abbiamo subito un 1-2 rocambolesco e il Futsal Melito poi si è chiuso bene e non ci ha concesso spazi. 6 calci d'angoli, una serie interminabile di punizioni e di rimesse laterali, un assalto furioso all'arma bianca.
Sì, da parte del Futsal Melito. No, da parte della Ludus. Ah, sì, noi abbiamo provato con tutte le forze a ribaltare la partita, ho inserito anche i giocatori più offensivi che avevo a disposizione. Purtroppo abbiamo subito anche un infortunio durante la gara che non mi ha permesso di fare un ultimo cambio che sicuramente poteva essere decisivo. Adesso mancano 6 sfide alla fine, dobbiamo cercare di raccogliere più punti possibili per cercare, se proprio ci toccano questi play-out, di farlo in una condizione favorevole di classifica. Approfittando anche di qualche scontro diretto fra la bassa classifica, squadre di bassa classifica. Sì, c'è in corso qualche scontro diretto e noi dobbiamo rubare qualche punto alle grandi del campionato perché andiamo a affrontare le prime due della classe prossimamente in casa e poi andiamo anche a Villa contro il Regium. Ci restano poi 2 scontri diretti nelle ultime 2 gare di campionato, quindi per poter fare una salvezza diversa e diretta dobbiamo per forza rubare qualcosa a queste grandi del campionato che stanno meritando di essere lassù, però noi sicuramente non meritiamo di essere così in basso. Un modulo efficace, fuori casa si gioca con personalità e carattere, una squadra imbottita di giovani. Sì, ma quella è la nostra logica, puntiamo tutto sui giovani, puntiamo ad avere fra di noi, fra le nostre fila, dei giocatori che siano bravi a trascinarli questi giovani. Non ricordo che in campo quest'oggi c'era Iridi, autore del gol, che a 42 anni ancora riesce a dire la sua a confronto dei ragazzini. Abbiamo Caracciolo che ha disputato campionati importanti alle spalle anche in questo campo, Quartullo stesso è diventato un punto di riferimento dietro. Speriamo soprattutto sul finale di campionato di recuperare l'esperienza e la saggezza tattica di Pasquale Lia, che purtroppo non stiamo avendo a disposizione da inizio stagione. Pasquale certamente non ha bisogno di presentazioni da parte mia, è un giocatore che ci è mancato per tutto l'anno. Questo era il Malavenda pensiero presente nonostante l'infortunio. Approfittiamo per fare gli auguri di una pronta e completa guarigione. Grazie, spero di riprendermi presto. Grazie a voi e complimenti. Antonio Stelitano, mister Antonio Stelitano, allenatore di diverse squadre, quest'anno nelle vesti di preparatore atletico. Sentiamo la sua opinione su questo match. Allora, oggi abbiamo fatto una partita degna del nome del blasone del Melito. Noi questi dobbiamo essere. Ci troviamo un attimino in deficit di punti per una miriade di cose perché si è partito così. Però dobbiamo rimboccarci le maniche e vedere di ripartire da questa partita. Io approfitto della vostra presenza, della vostra intervista, perché vorrei ringraziare la piazza di Melito, i dirigenti di Melito, Mister Tripodi, Ida, qualche d'un altro che magari adesso non mi viene in mente, però per ringraziarli dell'opportunità che mi stanno dando. Io sono venuto qua a dare una mano, a crescere in un ambiente che ho visto sano, in un ambiente che ho voglia di fare, con un parco giocatore giovani. Voglio trasmettere qualcosa di buono, l'esperienza che ho avuto in tante squadre, trasmetterla a questi giocatori e poi vedere in prospettiva cosa si può fare di buono per quello che merita la piazza di Melito. Approfitto ancora, vi ripeto, per dire grazie a chi mi ha voluto qua. Col Melito in svantaggio per una rete a 0, il professore Stelitano ha urlato quanto Luciano Pavarotti nelle vesti di Alfredo Germont nella Traviata. Non sono degno, no, dell'uno non dell'altro, ho urlato perché ho cercato di mettere la mia esperienza e di trasmettere ancora un'incitazione in più ai giocatori, perché in quei momenti devi vedere anche di fare queste cose, pensare un attimino, dice che cosa faccio? Faccio questo per sentire che i giocatori non sono 11, ma con il sottoscritto e chi era in panchina con me 12, 15, 18 e così via, per dare quell'impeto in più. Ma una volta che poi sei sotto di una rete, inizio ripresa. Poi vai a pareggiare, vai in vantaggio, merito ai ragazzi, veramente merito ai ragazzi, il merito è tutto loro, dedico questa vittoria a loro. Vorrei ricordare che oggi non abbiamo avuto Inga, che ha avuto un lutto in famiglia al quale noi siamo vicini, un abbraccione a Nino Inga.
Oggi ce n'è stato il nostro capitano che ha avuto un incidente vicino pure a lui, che nonostante tutto è stato presente. Noi dobbiamo dare valori e questi sono i valori: stare vicino a chi non c'è per una cosa accaduta, stare vicino a chi ha avuto problemi, crescere, fare calcio con tutte le regole. Chiedo scusa se ho detto qualcosa in più a voi, al pubblico, all'avversario, però a volte ci vuole pure quello. Domenico Iriti, autore del gol del momentaneo vantaggio, ha scoperto il segreto della lunga giovinezza. Infatti abbiamo un'età abbastanza avanti rispetto ai ragazzini, però ci comportiamo bene, cerchiamo sempre di dare il massimo per la squadra a cui uno appartiene. I Garretti sono integri? Sì, sì, diciamo di sì, anche se ho avuto un po' uno stiramento e sono dovuto uscire proprio dopo il gol, peccato, altrimenti con la presenza in campo probabilmente sarebbe stato anche un altro risultato. Comunque la Ludus Vecchia Miniera ha venduto la pelle a caro prezzo? Sì, sì. Abbiamo giocato bene, ripeto, fino ai 60 minuti abbiamo giocato bene, sia nel primo tempo che all'inizio del secondo. Abbiamo avuto parecchie occasioni, sia noi anche loro al primo tempo, però nel secondo avevo sbloccato il risultato, quindi la partita comunque si era messa un po' in discesa per noi. Poi purtroppo fanno parte del gioco anche infortuni e abbiamo risentito di qualche assenza nostra, avevamo 3 giocatori fuori, pertanto non avevamo i cambi magari adatti e giusti per il ruolo in cui sono usciti, diciamo, per infortuni o per acciacchi vari gli altri compagni. E adesso per vendere veramente la pelle a caro prezzo ci vuole il long rifle di Davy Crockett a Forte Alamo. Addirittura, no, adesso comunque noi come Ludus ci impegneremo sicuramente a mantenere la categoria, perché è un bel campionato e comunque tipo, ci sono delle ottime società che abbiamo visto e ti accolgono comunque con uno spirito anche di cultura sportiva abbastanza valido. Pertanto sarebbe anche una cosa un po' spiacevole perdere la categoria e per questo noi ci impegneremo appunto come Ludus a mantenere e a rendere cara veramente la pelle a tutti, a iniziare la domenica prossima proprio con Ravagnese. Anche se in testa, diciamo così, alla classifica e nelle prime posizioni, noi combatteremo sicuramente per fare un risultato positivo. Mister Domenico Tripodi, allenatore del Melito, ha tremato un attimino sullo svantaggio, però consapevole delle reali possibilità della sua squadra. Sì, sembrava la fotocopia delle altre partite, si era messa male. Poi per fortuna siamo riusciti in 5 minuti a ribaltare il risultato, i ragazzi hanno dato il massimo, questo in questo momento è il nostro massimo, quindi abbiamo giocato una partita discreta, abbiamo avuto qualche occasione anche se occasionale, però insomma il risultato era fondamentale, è stato importante vincere perché teniamo a debita distanza, perché purtroppo da oggi dobbiamo guardarci dietro, non più davanti, perché davanti ormai è un capitolo chiuso, però rischiavamo, non vincendo oggi, di essere risucchiati in una zona pericolosa, quindi merito alla squadra che ha giocato bene. Vincendo invece avete compiuto un balzo gigantesco. Sicuramente un balzo gigantesco, ma non è finita perché ancora ci sono altre 6 partite, tutte partite importanti, tutte partite con squadre blasonate, specie qua in casa, quindi oggi era alla nostra portata, l'abbiamo fatta nostra, bravo, ripeto, i ragazzi, bravo a mister Stelletano che ha saputo insomma gestire bene, che ha lavorato tanto in questi giorni, anche sul piano più che fisico mentale, con i ragazzi, insomma una partita che dovevamo vincere e abbiamo vinto. Anche il Melito ha una vecchia miniera dove scoprire sempre nuovi talenti come Poca. Sì, ma io te l'avevo detto già la volta scorsa, noi abbiamo una squadra di giovanissimi, che se ne dica in giro, oggi, adesso non lo so, ma mi sembra che erano un 5-6, poi alla fine è entrato anche la mid del 97, insomma c'erano 5-6 fuori quota, e se tu consideri i nostri grandi sono Candido e Puletano, che voglio dire, se vuoi chiamarlo grande, poi tutti gli altri sono 95, 96, qualche 94, qualche 93, quindi tutta gente giovane,
dove si può lavorare in prospettiva, voglio dire. Tutti i galletti di primo canto con le Alucce, Sperone, Artigli e con due Chiocce che hanno giocato in Serie D come Politano e Candido. Sì, sì, te l'ho detto, insomma è una squadra giovane, una squadra che essendo anche giovane pecca a volte di situazioni spiacevoli, tipo oggi voglio dire, c'è stata la reazione subito, immediata, è stato un bene, perché altrimenti la cosa si sarebbe messa male, perché loro avevano trovato il gol e... Merito che era in credito nei confronti della Dea Bendata, perché quella punizione di Zaccone è stata leggermente deviata, quel tanto che è bastato per beffare uno dei protagonisti della partita, e cioè quello Scopelliti, autore di alcuni interventi da campione. Sì, sì, specie nel primo tempo ha fatto due o tre interventi, abbiamo gridato il gol e poi invece ha salvato sulla linea. Insomma, loro hanno fatto la loro partita e speravano anche loro di fare il risultato pieno, è andata bene a noi e questa squadra ci porta fortuna perché abbiamo vinto sia l'andata che anche il ritorno, quindi adesso affrontiamo la settimana con più tranquillità e il resto delle partite con più tranquillità, quindi guardiamo con fiducia al futuro e speriamo di chiudere bene insomma questa annata. Salvatore Ida, presidente del Melito, a lui il microfono. Oggi volevamo i tre punti, li abbiamo ottenuti con grande sacrificio, con grande umiltà. Sono stati, dopo la sconfitta di Campo Calabro, 15 giorni molto intensi. Ci siamo un po' parlati, visti negli occhi, negli spogliatoi. Abbiamo deciso di dare un senso a questo nostro campionato, perché è una cosa impossibile trovarci nelle condizioni in cui siamo. E oggi ci ha dato il morale questi tre punti, perché noi siamo una squadra che ha sempre meritato, anche se alle volte abbiamo un po' annaspato, però ripeto, volevamo pienamente questi tre punti a tutti i costi, anche perché i giocatori questi 15 giorni si sono dannati l'anima per rimettersi in cammino, per prendersi quella rivincita che da tante giornate mancava. Erano un po' di calo fisicamente, abbiamo oggi visto l'intensità dei giocatori di tutti. Noi sappiamo che la nostra squadra non ha né titolari né panchinari, tutti sanno che possono entrare in qualsiasi momento e dare il loro input, il loro là alla partita. Oggi ho visto veramente una squadra. Il Melito che hai indossato, i giocatori del Melito oggi hanno indossato i panni di Pulcinella, di tante altre maschere del carnevale. Perché questa domanda? Voglio dire, si sono trasformati, specialmente dopo il gol dello svantaggio. Noi l'anno scorso, quando andavamo in svantaggio, vincevamo sempre le partite. Quest'anno, fino ad oggi, siamo andati in svantaggio e poi abbiamo recuperato, avevamo sempre questa difficoltà mentale, più che altro psicologica, dove la squadra per un errore sempre nostro entrava in trance, entrava in confusione e quindi non dava quella alla partita, perché ripeto, i giocatori ce l'abbiamo, abbiamo alcuni giovani, vedi Angelo Ida che è mio figlio, e Ali Hamid che è entrato pure lui all'ultimo e ha fatto anche lui il suo lavoro, tutta la squadra oggi è stata, ho visto Ciccio che per motivi, diceva il mister, ha avuto un incidente, era un po' imballato all'inizio, poi ha dettato un po' le trame del gioco, lui e Peppe Pulitano, che sono i nostri punti, il nostro faro, i nostri fari della squadra, e noi giochiamo su questi, puntiamo sempre, facciamo girare la nostra squadra su queste due pedine che sono molto molto importanti. Io voglio fare una comunicazione, un appello, non è politica e niente. Io dico all'amministrazione, oltre che dirigente anche da cittadino, noi abbiamo la possibilità e abbiamo la possibilità di avere un campo che nessuno ce l'ha nella nostra zona. Ben vengano le ristrutturazioni, ben venga quello che deve essere tutelato anche il campo, perché ci ritroviamo a venire a fare allenamenti e vediamo il campo e gli spogliatoi sempre sotto sopra, perché è sempre aperto, è sempre incustodito. Non è una provocazione, non è niente, lo dico perché io sono anche un genitore e non mi voglio ritrovare alle 10 sera, alle 11 sera, mentre i miei giocatori si fanno la doccia,
che arrivano gente estranea ed entri dentro il campo, non è né corretto né niente, quindi appena ce ne andiamo chiudiamo noi, però le altre porte sono sempre aperte, quindi facciamo qualcosa perché abbiamo un impianto che, ripeto, è da invidiare, ce lo invidiano tutti perché non ce l'ha nessuno. L'amministrazione, io la prego vivamente di prendere provvedimenti su questa situazione che alle volte sembra paradossale, però purtroppo è così, ci ritroviamo. L'altra sera a mezzanotte alle 11 quando abbiamo finito l'allenamento ci siamo trovati persone strane dentro il campo e non è corretto, ripeto. Non è una provocazione, non è nemmeno una protesta. No, non è una protesta, è che il campo deve essere salvaguardato dagli enti che sono preposti a farlo. Noi società tutte in questo campo diamo il massimo, diamo la tutela al campo, oltre che ai nostri giocatori. Però anche il comune deve fare la sua parte, ci deve tutelare. Grazie. Pasquale Barilla, nelle sue mani il risultato di questa partita. È stata una partita difficile, ne abbiamo sofferto nel primo tempo perché loro si chiudevano bene, le ripartenze, poi abbiamo preso il gol a freddo nel secondo tempo, ho pensato che anche questa partita si fosse compromessa definitivamente, poi abbiamo avuto il coraggio e gli attributi a rimontare, abbiamo fatto un grande secondo tempo e abbiamo vinto meritatamente secondo me, soffrendo il giusto. Una grande parata su una girata da corta distanza di un attaccante che ha salvato la porta e il risultato. Mi alleno per farmi trovare sempre al 100% dal mister, siamo due bravi portieri, anche Cirione fino a quando ha giocato ha fatto il suo, siamo un gruppo unito, cerchiamo di salvarci senza i play-out e poi quello che verrà chissà, noi lottiamo fino alla fine. La ciliegina sulla torta però è stato quel calcio di punizione preparato con sei uomini sulla barriera e Pasquale Barilla che si è fatto trovare proprio nel punto giusto, al momento giusto. Lì sì, perché meno di 6 non si devono mettere in barriera perché se mettevi 5 era troppo scoperta, io ho coperto bene il mio palo, lui ha tentato di metterlo all'angolino, ho fatto una bella parata, comunque al di là dei singoli abbiamo fatto una vittoria sofferta di gruppo, finalmente abbiamo dimostrato di essere un gruppo compatto e unito che crede nella salvezza.